Appunto vi do il benvenuto a questa conferenza di Claudia Bordese qui all'Oratorio del Crocifisso, un luogo molto importante per la città di Foligno che ci accoglie in questo senso, no, di grande brillantezza, colore, quindi anche questo credo sia già un piacere, lo dico da storica dell'arte. Premetto infatti che la presentazione che farò di Claudia Bordese sarà appunto così relativa al suo percorso scientifico di biologa e divulgatrice, che racconta appunto questi importanti temi in libri, articoli, conferenze e seminari. A questa attività scientifica importante si affianca quella appunto della divulgazione più interessante anche attraverso collaborazioni con attori, appunto ricordo Luciana Littizzetto, Lella Costa e parlando appunto di intelligenza animale e parassitismo con Danilo Mainardi al Salone del Libro di Torino. Interviene spesso a Geo, che è una di quelle trasmissioni che personalmente sono il primo anche approccio, no, ai temi scientifici di questa natura. Io lascerei la parola a lei, la ringrazio per questo incontro e per aver detto una cosa molto importante prima, mentre appunto parlavamo prima di questa conferenza. Ha detto che l'atmosfera che trova a Foligno, questa commistione di scientificità e anche relazioni umane, sono così interessanti per lei. Credo che anche noi possiamo essere orgogliosi di questo aspetto. Quindi buona conferenza a tutti e soprattutto a lei. Grazie a tutti di essere qui per ascoltare qualcosa sul racconto dell'avventura dell'uomo, che è il tema quest'anno della festa. L'avventura dell'uomo è iniziata in Africa come ominide 6-7 milioni di anni fa. È proseguita lungo le lente vie evolutive finché circa 200.000 anni fa in Africa sempre è comparsa, si è evoluta, consolidata la nostra specie Homo sapiens attraverso tanti piccoli dettagli evolutivi che l'hanno piano piano distanziata sempre di più dalle specie cugine, quindi dagli altri ominidi e dai primati antropomorfi che osserviamo ancora adesso. E se 200.000 anni fa ci siamo evoluti in Africa, 100.000, 50.000 anni fa, le certezze non le abbiamo ancora, la nostra specie ha lasciato l'Africa e ha iniziato a disperdersi per il pianeta. Una cosa che ha fatto soltanto la nostra specie? No. Disperdersi è veramente un bisogno primario degli organismi viventi e secondo soltanto al nutrirsi e al riprodursi. È veramente un'esigenza fondamentale. Anche nelle specie più stabili, nelle specie che vivono in ambienti estremamente stabili, ci sono sempre degli individui che ritengono più vantaggioso a un certo punto della loro esistenza lasciare la popolazione originaria verso nuovi lidi, anche se non c'è la certezza di trovare un ambiente migliore. Anche se non si sa come sarà il viaggio, che cosa si troverà lungo il viaggio e che cosa si troverà all'arrivo. Anche se questo viaggio, questa dispersione può portare alla morte dell'individuo stesso. Comunque il gioco vale la candela. Perché disperdersi, cioè allontanarsi dalla popolazione d'origine, vuol dire comunque avere l'opportunità di trovare un ambiente migliore, di trovare nuove risorse, di non dover più competere con i parenti o con i co-specifici e di avere magari una situazione adattativa, di essere sfuggito, ad esempio, dai propri predatori. Quindi disperdersi in natura e per la maggioranza degli organismi viventi è un valore adattativo estremamente importante, tanto che è un comportamento che viene favorito dall'evoluzione. La selezione naturale favorisce chi possiede il carattere della dispersione, perché questo carattere si sposta in nuove popolazioni e viene selezionato, cosa che non succede invece a chi possiede il carattere della sedentarietà. Prendiamola da lontano, siamo abituati a parlare sempre solo di animali, in realtà
la, chiamiamola così, anzianità di servizio delle piante sul pianeta, evolutesi in fondo molto prima degli animali superiori come li intendiamo noi, ha dato alle piante il vantaggio di aver accumulato una notevole esperienza, esperienza che hanno messo in campo soprattutto in tutto quello che sono quegli adattamenti legati al miglioramento, ad esempio, del loro sistema riproduttivo. Il sistema riproduttivo delle piante che si è sempre mosso intorno a quello che è il loro handicap maggiore, e cioè la loro apparente immobilità. In realtà l'immobilità delle piante è soltanto una nostra illusione, già che ci sono in realtà pochi animali in grado di disperdersi e diffondersi con la stessa rapidità con cui operano le piante. Le piante sono in grado di sfruttare, proprio perché hanno nel loro DNA un bagaglio di centinaia di milioni di anni di evoluzione, hanno la capacità di disperdersi sfruttando anche fattori esterni al loro stesso DNA, quali il vento, quali l'acqua o addirittura degli animali. La capacità delle piante di colonizzare un ambiente sterile prende il nome di successione primaria. Ma sulla Terra esistono, troviamo degli ambienti sterili? Per ambiente sterile che cosa intendiamo? Un ambiente totalmente privo di vita. Ci sembra assurdo pensare a un ambiente del genere sulla Terra, invece ci sono e sono in continua formazione. Perché un'isola vulcanica appena emersa dalle acque è un ambiente sterile. La roccia, la lava di un'eruzione vulcanica che si solidifica è in quel momento un ambiente sterile. La roccia messa a nudo da un terremoto è un ambiente sterile. Una nuova duna che si forma nel deserto è un ambiente sterile. In tutti questi ambienti i primi organismi viventi che arrivano sono piante, magari piante molto semplici, muschi, poi comunque briofite e poi piante via via più complesse che si spostano, che si disperdono grazie al vento, ma sono comunque loro le prime ad arrivare. Il Krakatoa, l'eruzione del Krakatoa del 1883 ci ha dato modo proprio di quantificare la capacità di dispersione e quindi la successione primaria operata dalle piante. L'eruzione è avvenuta appunto nel 1883, un'eruzione esplosiva che si è portata via porzioni di isole, lasciando un'isola ricoperta solo più da lava solidificata, totalmente priva di vita e sterilizzata ovviamente dalla temperatura della lava. Dopo 3 anni dall'eruzione, sull'isola si contavano già 13 specie di piante che si erano disperse, che si erano disseminate, che erano arrivate all'isola portate dal vento. 3 anni dopo l'eruzione. 14 anni dopo l'eruzione, sull'isola c'erano 28 specie di piante che avevano raggiunto l'isola grazie al vento, c'erano 30 specie di piante che avevano raggiunto l'isola grazie all'acqua e c'erano già 6 specie di piante che avevano raggiunto l'isola grazie a degli uccelli. 40 anni dopo l'eruzione, l'isola era nuovamente coperta da foreste. La capacità di disperdersi che le piante così bene ci insegnano, è comunque presente nella maggioranza degli organismi viventi e quindi ovviamente negli animali. E i vantaggi sono quelli che elencavo prima, il fatto di poter lasciarsi alle spalle i conflitti con i consanguinei o comunque con i cospecifici, predatori, scarsità di risorse e di trovare quindi nuovi vantaggi. La consanguineità proprio è un problema. Una popolazione che vive in un ambiente stabile, ricchezza di risorse, eccetera, ha comunque il problema dell'accoppiarsi sempre tra gli stessi individui. Noi sappiamo che la consanguineità può portare a tutta una serie di danni a livello genetico dovuto all'affiorare di certe patologie che sono portate da geni recessivi, ma che si possono manifestare nel momento in cui c'è consanguineità tra i partner. Se ci si disperde, ecco che ci ritroviamo a confrontarci con individui della nostra stessa specie, ma di popolazioni molto lontane, per cui la consanguineità è praticamente nulla. In Inghilterra è stato fatto uno studio sulle cinciallegre, uno studio durato più di 20 anni,
studiando le popolazioni di certi boschi dell'Inghilterra, e si è visto che il maggior successo riproduttivo, e quindi la quantità di figli non solo generati, ma che anche sopravvivevano allo, chiamiamolo così, svezzamento, questo maggior successo riproduttivo era presente nelle coppie in cui o entrambi i partner arrivavano da popolazioni lontane, ovvero si erano dispersi dalle loro popolazioni di origine ed erano arrivate in questo bosco, o coppie in cui uno dei due partner era comunque arrivato da un'altra popolazione, mentre il successo riproduttivo era minore nelle coppie formate da partner che erano da sempre stanziali di questo habitat e che quindi avevano una maggiore consanguineità. Un altro vantaggio della dispersione è quello di evitare i problemi legati al sovrasfruttamento delle risorse di un luogo e al sovrappopolamento di un ambiente. Un ambiente può anche essere stabile, però le risorse a disposizione di una popolazione, proprio perché magari l'ambiente è stabile, quindi tutti si possono nutrire tranquillamente e riprodurre, ecco che questa situazione può portare da una parte a un sovraffollamento e dall'altra a un sovrasfruttamento delle risorse presenti. I roditori del Nord Europa, Lemming è uno di questi, sul quale ovviamente gira la leggenda dei suicidi di massa per aiutare la specie, ed è solo una leggenda questa ovviamente, in realtà che cosa fanno? A un certo momento, nel momento in cui cioè osservano che la popolazione sta per raggiungere un livello di, da una parte sovraffollamento, dall'altro eccessivo sfruttamento delle risorse disponibili, ecco che un'ampia fetta della popolazione, quella che ha nel proprio DNA questa capacità di disperdersi, parte in massa, si allontana dalla popolazione originaria, stanziale, per andare a formare nuove colonie lontane, molto lontane anche. Questi grossi spostamenti di massa hanno ingenerato in alcuni l'idea di questi suicidi di massa, molto probabilmente sarà anche capitato che qualcuno nella fuga abbia finito per precipitare da una qualche scogliera, ma è stata una casualità, non è certo un movimento spontaneo degli individui. Quindi la dispersione è fondamentale in tutte quelle specie in cui a un certo punto il territorio, le risorse del territorio non sono più sufficienti per tutti, e l'unica soluzione qual è? È quella di andarsene. La migrazione è forse la più spettacolare forma di dispersione. La migrazione è un comportamento che compare negli animali relativamente di recente, agli inizi cioè del Neozoico, l'era geologica che stiamo vivendo adesso. Diciamo le prime migrazioni forse sono datate 1,5 milioni di anni fa. Che cos'è che ha innescato questa particolare forma di dispersione? Perché dico particolare forma di dispersione? Perché le migrazioni sono caratterizzate dalla periodicità. Disperdersi vuol dire mollo la casa natia, me ne vado altrove e basta. Migrare invece vuol dire vado e torno, con una periodicità che può essere quotidiana, è quella che osserviamo ad esempio nel plancton o comunque in tutti quei microorganismi acquatici che giornalmente seguono ad esempio la luce del sole, salgono o scendono in conseguenza della luce, della salinità, delle correnti, eccetera. Oppure sono migrazioni, spostamenti periodici, stagionali, annuali, alla ricerca di zone di nidificazione, zone di maggiori risorse alimentari, zone in cui reperire i partner, zone in cui crescere con maggior facilità la prole. E sono, perché la migrazione si è evoluta, è comparsa circa 1,5 milioni di anni fa? Perché in quell'epoca noi datiamo le glaciazioni del Neozoico, quindi momenti, quattro momenti in cui l'espansione e poi il ritiro dei ghiacciai ha causato la compressione e poi l'espansione dei territori di molti di questi animali. Durante questi spostamenti forzati, alcuni di questi animali si sono ritrovati in zone che poi sono rimaste isolate e hanno portato a nuove specie. La cosa interessante è che la migrazione in realtà è
l'evoluzione di un comportamento di per sé sedentario. Queste specie erano specie che non avevano la tendenza a disperdersi, se ne stavano stanziali dove erano. Hanno imparato a migrare, anzi sono state selezionate per la migrazione in conseguenza proprio di questa compressione ed espansione degli habitat conseguenti alle glaciazioni. E migrano in tanti, assolutamente, perché la migrazione la osserviamo nelle classi più complesse del regno animale, quindi ad esempio nei mammiferi, sono migrazioni che sono dovute alla ricerca dell'acqua, alla ricerca di zone in cui ad esempio partorire, è il caso delle balene. Le balene hanno dei raggi di migrazione di veramente decine di migliaia di chilometri, perché passano dai ghiacci dell'Artico alle zone equatoriali dove si nutrono, alle zone subtropicali per partorire. Ci sono le migrazioni dei pipistrelli, ci sono le migrazioni dei grandi ungulati africani alla ricerca di acqua e quindi anche di foraggio, zone più verdi, eccetera. I bisonti un tempo migravano i bisonti nel Nord America, migravano i bisonti europei, oggi sono così pochi che non ha più senso migrare, perché non c'è più questo bisogno di andare a cercare per diluire un po' la popolazione altre zone. Se migrano i mammiferi sappiamo benissimo delle migrazioni degli uccelli. Anche qui la migrazione degli uccelli è in genere dettata o dalla ricerca di siti per nidificare o da siti dove svernare, cioè crescere la prole tranquillamente al riparo dai mesi più freddi delle regioni dell'emisfero boreale. Ci sono uccelli che migrano con migrazioni transequatoriali, la rondine parte dall'emisfero boreale per fermarsi nell'emisfero australe, quindi viaggi, voli, altro che intercontinentali in questo caso, altre come i cigni che migrano da nord e sud ma rimanendo sempre solo nell'emisfero boreale. C'è anche chi migra, come gli albatros, grandi uccelli marini, nel periodo in cui in realtà è una migrazione volta alla ricerca del cibo soprattutto, e quindi maggiori zone di pesca per poi rientrare nel periodo della nidificazione. E ci sono specie in cui non tutti migrano. Il merlo, un uccello così comune dalle nostre parti, ci sono individui che migrano anche se per distanze non particolarmente lunghe, quindi preferiscono non affrontare l'inverno e si spostano a sud, ci sono altri individui all'interno della medesima specie che invece rimangono al nord anche per tutto l'inverno. Anche i rettili, quindi siamo sempre nell'ambito dei vertebrati, la migrazione tra i rettili, la più nota è quella dei rettili marini, delle tartarughe, che migrano da mare a terra per motivi riproduttivi, quindi per deporre le uova, e sarà poi compito dei piccoli riuscire a riraggiungere l'acqua. E la migrazione dei pesci, che l'uomo conosce da tantissimi anni, anche perché l'ha sempre sfruttata. La migrazione dei pesci individuiamo due diverse modalità. Ci sono i pesci anadromi, che sono quelli in cui l'adulto risale il fiume, risale la corrente per andare a deporre le proprie uova, come i salmoni, e ci sono invece i pesci catadromi, in cui è il piccolo, non voglio dire la larva, però diciamo il pesce giovane, l'avanotto, che risale la corrente per andare poi a crescere da adulto, ed è il caso delle anguille. I salmoni si riproducono nei torrenti, risalendo i torrenti, le anguille si riproducono, le nostre anguille quantomeno nel Mar dei Sargassi, e da poco più che avanotti ritornano e risalgono poi i nostri fiumi per fermarsi nelle zone, diciamo così, salmastre dei nostri delta. L'uomo ha sempre sfruttato queste migrazioni, ovviamente approfittando di zone di pesca in cui ci sono i passaggi obbligati di questi animali. Animali che peraltro, come ad esempio il salmone, non sempre hanno scelto di migrare, perché migrare, ovvero sia il giovane salmone che discende il torrente per andare al mare e accrescersi in mare, ha la certezza di acquisire dimensioni notevoli, avere maggiori chance riproduttive, produrre probabilmente più figli, però ha una serie di rischi che sono quelli, al momento di risalire nel mio torrente d'origine, un'eventuale siccità potrebbe impedirmi la risalita.
e quindi c'è il rischio di aver speso tanta energia per accrescersi e poi non concludere nulla. Ci sono all'interno della stessa specie di salmone, il salmone dorso blu, due, diciamo, varietà. Il salmone che scende fino al mare e quello che invece il torrente lo scende per poco, si ferma nei primi laghi che incontra, quindi rimane in acqua dolce, crescerà molto di meno degli altri, ma avrà la certezza di essere già sul posto al momento riproduttivo. È una scelta, due diverse strategie presenti all'interno della stessa specie che a seconda dell'ambiente favoriscono una varietà piuttosto che l'altra. Da un certo punto di vista fa bene il salmone a preoccuparsi del fatto che non sempre sia possibile risalire il corso del torrente, perché effettivamente alcuni interventi, in alcuni casi dovuti alla geologia, in altri casi dovuti invece all'uomo, hanno bloccato e portato all'estinzione di alcune specie. Nel Po, lo storione, che era presente fino a un certo numero di anni fa, è scomparso a causa della presenza di risalite, di paratie messe dall'uomo che il pesce non è più in grado di risalire. Oggi si sta lavorando per mettere dei corridoi in acqua che permettano almeno parzialmente la risalita di questi pesci e quindi di permettere di reimmettere nei nostri fiumi pesci che purtroppo erano scomparsi, e lo storione era proprio uno di questi. Ho parlato di vertebrati, ma così come la stragrande maggioranza degli organismi viventi si disperde, la migrazione non è assolutamente caratteristica solo dei vertebrati, anche se sono quelli che più hanno subito la compressione e espansione delle glaciazioni. Negli insetti non è così anomalo osservare grandi migrazioni. La farfalla monarca in Nord America, anzi in America, migra dal Canada fino al Messico. In queste migrazioni spettacolari, dove migliaia di individui si spostano impiegando una decina di giorni, 10-15 giorni, per raggiungere dal Canada appunto il Centro America. Beh, le migrazioni delle locuste hanno memoria biblica, ecco, lo sappiamo tutti, al loro passaggio non si può purtroppo porre rimedio e distruggono, consumando, mangiando tutto quello che incontrano. Anche in Europa abbiamo una migrazione di una farfalla, la Vulcano, o Vanessa Atalanta è il suo nome, è una farfalla che, in cui alcune popolazioni migrano dal nord dell'Italia al nord Europa durante l'estate, valicano quindi le Alpi e ritornano poi. Una farfalla che, a differenza di molte altre farfalle, ha una vita relativamente lunga, può vivere anche un anno. Generalmente le farfalle non superano i pochi mesi. E la migrazione è una parte importante della sua esistenza, che ha permesso appunto di individuare popolazioni nel nord Europa. Esistono addirittura siti che invitano i cittadini a segnalare la presenza di Vanessa Atalanta in Europa proprio per mapparne i percorsi migratori. Ovviamente la migrazione, cioè questa particolare forma di dispersione, innesca una serie di conflitti interspecifici. Perché se io vivo tranquillamente nel mio territorio, con le mie risorse a disposizione, e arriva una nuova specie, magari ci arriva anche solo per un periodo limitato, e sfrutta le medesime risorse, è abbastanza ovvio che si instauri un conflitto. Un conflitto che in alcuni casi può portare alla scomparsa di una delle due specie. Questo è un evento assolutamente naturale, che si è verificato innumerevoli volte nella storia della vita sulla Terra e che continuerà a verificarsi. Fa parte dei meccanismi evolutivi. Chi è meglio adattato a quel dato ambiente avrà più chance di sopravvivenza e quindi nella selezione operata dall'ambiente sopravviverà. La comparsa della nostra specie, la comparsa di Homo sapiens, ha non tanto cambiato le carte in tavola, quanto accelerato questa tendenza. Perché Homo sapiens ha avuto, rispetto a molte altre specie viventi e soprattutto a altre specie affini, quindi di altri primati, la fortuna, capacità, la dote di disperdersi con estrema facilità. Per cui da quando abbiamo lasciato l'Africa 50-100.000 anni fa, abbiamo nell'arco di
20.000 anni popolato l'intero pianeta. In questo nostro ormai storico peregrinare da un paese all'altro abbiamo favorito purtroppo l'estinzione di molte specie. Perché? Beh, intanto perché le abbiamo cacciate in maniera indiscriminata. Le foto raffigurano due esempi che sono proprio classici, cioè il dodo e il moa, due uccelli corridori anche perché autoctoni di isole, il dodo, il Mauritius, il moa in Nuova Zelanda, che se ne stavano lì tranquilli, non avevano grandi predatori, nessuno li disturbava, è arrivato l'uomo, li ha cacciati e nell'arco di veramente pochi anni li ha portati all'estinzione. Non solo, l'uomo spostandosi ha privato molte specie dei loro territori, ha portato via quelli che erano i loro areali di nidificazione piuttosto che di approvvigionamento di risorse, o perché l'uomo ha costruito, o perché l'uomo ha coltivato, perché l'uomo ha disboscato per poter compiere una di queste operazioni e quindi ha tolto da sotto i piedi di queste specie territorio utile. E in questa maniera ovviamente abbiamo portato all'estinzione molte specie. Il panda, che è diventato un po' il simbolo delle specie in via di estinzione, che in realtà ormai è iperprotetto a scapito di tante altre specie, è un po' rappresenta proprio anche questa, le costruzioni, l'urbanizzazione che piano piano ha scavato, ha eroso i territori tipici di questo animale così particolare perché è iperspecializzato, dimostrano proprio come appunto erodendo il territorio di una specie noi la portiamo a rischio estinzione e in molti casi l'abbiamo portata all'estinzione. Ma c'è anche un altro modo con cui l'uomo ha portato e sta portando all'estinzione altre specie e sinceramente sta anche danneggiando la nostra stessa specie. Ed è quella di fungere da involontario, incosciente, ignorante, cavallo di Troia per tante specie che, grazie all'uomo, hanno raggiunto territori che non erano i loro, territori in cui non hanno trovato nemici naturali e in cui hanno avuto l'opportunità di disperdersi dove mai avrebbero potuto pensare di arrivare, a loro grande vantaggio e svantaggio invece delle specie autoctone e anche, lo vedremo, delle attività dell'uomo. Come ha fatto l'uomo? L'uomo, ho voluto usare l'espressione di cavallo di Troia, anche se in realtà l'uomo neanche se ne è reso conto. Diciamo che alla base di tutto che cosa c'è? Una grande ignoranza dell'ecologia delle specie. Abbiamo sempre un po' giocato a fare Dio, prendo una specie qua, mi piacerebbe coltivarla là e quindi la sposto. Senza pensare che la biodiversità è una rete di organismi viventi in cui ognuno è collegato all'altro. E questi collegamenti, queste relazioni tra specie diverse e tra l'ambiente in cui le specie vivono, sono frutto di milioni e milioni di anni di evoluzione. Noi non possiamo pensare di spostare arbitrariamente delle specie viventi da un luogo all'altro del pianeta senza subirne noi o altre specie delle conseguenze. Lo abbiamo sempre fatto, cerchiamo di imparare a non farlo più. Nella foto avete dei cactus del genere Opuntia, che è lo stesso genere a cui appartiene il nostro fico d'India. Qui la storia ci porta indietro al 1700. L'Australia era territorio inglese. Gli inglesi amavano le loro giubbe rosse, cioè la divisa dei loro militari. Peccato che per colorare di rosso la stoffa con cui facevano queste giubbe fosse necessario il colore che si estraeva dalle cocciniglie, dei piccoli parassiti che vivono proprio su queste piante. Piante che crescevano autoctone in Sud America, ma il Sud America era dominio degli spagnoli. Quindi qualche inglese pensò bene di affrancarsi da questo monopolio spagnolo sul colorante carminio e dire prendiamo un po' di questi cactus, portiamoli in Australia, è tutta nostra, è grande, li coltiviamo lì e così ricaviamo dal parassita, da queste cocciniglie, il colorante che ci serve e non dipendiamo più dagli spagnoli. Peccato che questo sia stato fatto con totale ignoranza dell'ecologia di queste specie. In Sud America questi cactus, che hanno un potenziale riproduttivo incredibile, sono tenuti a freno da tutta una serie di
nemici naturali che in Australia non esistono. In pochi anni dall'arrivo delle opunzie in Australia, il territorio fu letteralmente invaso. L'agricoltura australiana subì un freno, un blocco quasi totale. Si iniziò a provare ogni possibile soluzione per eliminare queste piante, ma non si riusciva. Si arrivò a pensare di sterminare gli gnucci e gli uccelli corridori australiani perché mangiavano i frutti di questi cactus e poi ne disseminavano i semi in giro, ovviamente. Proviamo piuttosto anche in questa maniera. Non si sapeva più come fermare l'invasione esplosiva di queste piante. Finché qualcuno si rese conto, ma il tempo ormai ne era passato molto, che in Sud America c'era una piccola farfallina il cui bruco è a sua volta un parassita di questi cactus, li danneggia e quindi ne riduce molto la capacità riproduttiva. Questa farfallina fu importata in Australia e il problema fu bloccato. Ovviamente oggi si spera che questa farfallina non inizi ad attaccare nel tempo altre specie. Per il momento la situazione, iniziata ormai 2 secoli fa, è stata tamponata, conseguenza del fatto di aver preso e spostato una specie ignorando e soprattutto sottostimando assolutamente quelle che sono le necessità ecologiche di quella specie. E questo errore l'abbiamo ripetuto tantissime volte e continuiamo a farlo ancora adesso. In questo caso non è tanto frutto di un errore, quanto di non aver voluto pensare a quelle che potevano essere le conseguenze da un punto di vista, diciamo, della biodiversità di un intervento umano. Nel 1863, credo, più o meno, grazie alle intuizioni, ai progetti di un ingegnere francese, tal de Lesseps, si inaugurò il canale di Suez, fondamentale per i commerci e anche per la stabilità economica e politica dell'epoca. Si evitava il lungo circumnavigare dell'Africa e quindi si favorivano moltissime situazioni, sia da un punto di vista commerciale evidente che politico. Nessuno però aveva pensato che tagliare quel piccolo istmo, quindi aprire questo breve canale tra Mar Rosso e Mediterraneo, permetteva l'ingresso, il passaggio di tutti quegli animali, di tutte quelle forme di vita che da milioni di anni vivevano nel Mar Rosso, nel Mediterraneo. Certo, la temperatura diversa aiutava a frenare, ma non è stata sufficiente. Se nel 1863 è stato aperto il canale, pochi anni dopo i primi migratori lessepsiani, in biologia li chiamiamo proprio così, migratori lessepsiani, cioè i migratori conseguenti all'apertura del canale a opera di De Lesseps, i primi migratori lessepsiani, ovvero sia quei piccoli pesciolini che vedete in alto, latterini tropicali che sono tipici del Mar Rosso, erano già presenti davanti alle coste dell'Egitto. In realtà, un po' perché il Mediterraneo era ovviamente molto più freddo del Mar Rosso e un po' perché, per un altro motivo che vi racconto adesso, si erano fermati lì, erano arrivati davanti alle coste, diciamo così, del Libano e dell'Egitto, ma non proseguivano oltre. Non proseguivano oltre anche perché di fronte all'Egitto si riversa nel Mediterraneo il Nilo. La portata del Nilo è ovviamente immensa e quindi per un'ampia area il Mediterraneo di fronte alle coste dell'Egitto ha una salinità estremamente bassa, proprio perché l'acqua del mare è diluita dalle acque dolci del Nilo. E questa salinità così bassa faceva da scudo al passaggio nel resto del Mediterraneo di tutti questi migratori lessepsiani, di tutte queste specie animali provenienti dal Mar Rosso. Però che cosa abbiamo fatto? Abbiamo costruito la diga di Aswan. La diga di Aswan, che aveva tutte le ricadute fondamentali necessarie all'Egitto, ha ovviamente ridotto fortemente la portata di acqua dolce nel Mediterraneo. Con la costruzione della diga di Aswan
si sono aperte le porte del Mediterraneo per i migratori lessepsiani. Non c'era più un problema di salinità e hanno iniziato a spostarsi. 1980 molti dei pesci tipici del Mar Rosso erano già in Grecia. Nel 2003 c'è stato un forte aumento di temperatura del Mediterraneo. Abbiamo iniziato a rilevare i dati che oggi facciamo rientrare, no, sotto il cappello di riscaldamento globale. Le acque del Mediterraneo comunque hanno iniziato ad alzarsi, un forte innalzamento si è registrato proprio nel 2003. Negli anni immediatamente successivi, abbiamo iniziato a trovare nel nord dell'Adriatico, per cui ormai il Mediterraneo era invaso, e anche nel Tirreno, animali tipicamente tropicali. Il pesce palla è oggi presente nell'Adriatico, il pesce pappagallo è entrato insieme al pesce palla dal canale di Suez e grazie al riscaldamento delle acque del Mediterraneo è ora diffuso. In contemporanea il riscaldamento del Mediterraneo ha favorito l'ingresso da Gibilterra di diverse specie di squali, ma quelli c'erano già, del barracuda, del pesce chirurgo, che sono entrati da una parte per il riscaldamento del Mediterraneo, dall'altra per l'abitudine dei pescherecci di pescare e ributtare a mare tutto il pesce che ha meno interesse commerciale, che però ormai è pesce che è morto e quindi che rappresenta facile cibo per gli animali, per gli altri pesci che entrano da Gibilterra. Non solo, ovviamente, i trasporti marittimi hanno favorito, grazie alla nuova temperatura del Mediterraneo, l'arrivo di specie anche meno complesse dei pesci, come alghe o invertebrati, grazie all'acqua di zavorra. Voi immaginate una nave portacontainer che parte carica da Genova e arriva in Centro America, scarica i suoi container, se deve ritornare vuota o semivuota ha comunque bisogno di viaggiare carica per problemi di navigabilità, di stabilità della nave. E dove lo prende questo peso per essere stabile? Riempiendo i suoi gavoni di zavorra di acqua di mare che preleva ai Caraibi. Quando arriva a Genova scarica quest'acqua nel porto di Genova e in quell'acqua sopravvivono molti organismi che non si ritrovano più ai Caraibi, si ritrovano in Liguria. Molti non ce la fanno, alcuni ce l'hanno fatta. E oggi abbiamo nel Mediterraneo specie che non sono assolutamente tipiche, che riescono a sopravvivere grazie alla temperatura dell'acqua che si è alzata e che stanno distruggendo altre specie. Il nostro spostarci ha portato alle invasioni non volute da noi, ma abbiamo rappresentato un mezzo di dispersione per altre specie che sta portando all'estinzione di specie autoctone e sta danneggiando anche la nostra economia. Questo è un altro caso il cui risvolto sulle economie locali è veramente pesante. Qui siamo in Africa, Lago Vittoria, quindi siamo nella zona equatoriale dell'Africa. Grande lago, bellissimo lago, caratterizzato da centinaia di specie di ciclidi. I ciclidi sono dei pesci, molti dei quali erbivori, detritivori, per cui fondamentali nell'ecosistema del lago perché lo tengono pulito. Le specie sono così tante che sono state raccolte quasi tutte le specie, forse alcune non ancora, non tutte sono state già classificate, ovvero sì, ci sono laboratori di ricerca che hanno molte di esemplari di queste specie che però non hanno ancora un nome, si sta lavorando per arrivare a classificarle tutte. Questo perché è stato un interessante momento di radiazione adattativa, cioè gli antenati di queste specie di ciclidi hanno trovato un ambiente così vario disponibile per permettere loro di evolversi in tante specie diverse. Però cosa è successo? 60 anni fa qualcuno, forse per immaginando, ipotizzando un rapido guadagno, ha versato nel lago Vittoria, parliamo di un lago ovviamente di enormi dimensioni, un secchio d'acqua con dentro delle forme giovani di pesce persico del Nilo. Il pesce persico del Nilo è un grande predatore, può arrivare a 2 metri di lunghezza, 200 kg di peso, quindi un pesce enorme. Il pesce persico del Nilo, questi pochi esemplari buttati 60 anni fa nell'acqua del lago Vittoria, si sono accresciuti a dismisura,
trovando nessun predatore, nessun nemico, nessun ostacolo, abbondanza di prede, i ciclidi. Nell'arco di poche decine di anni, oltre 200 specie di ciclidi sono scomparse. Nei laboratori noi abbiamo adesso dei ciclidi che dobbiamo ancora classificare, ma già sappiamo che classifichiamo delle specie estinte, perché non ci sono più. Quindi, da una parte, un dato, diciamo, sulla biodiversità. Abbiamo perso un enorme carico di biodiversità con queste specie. Ma il lago sta morendo, perché questi ciclidi sono per la maggior parte detritivori, erbivori e quindi fondamentali nell'impedire l'eutrofizzazione del lago. La loro mancanza sta portando alla deossigenazione delle acque del lago, che piano piano si sta avvelenando dei rifiuti ovviamente e degli altri animali presenti, in massima parte ormai pesci persico del Nilo. Non solo, per le popolazioni locali, estremamente povere, i ciclidi rappresentavano una fonte alimentare veramente a bassissimo prezzo, perché erano assolutamente diffusissimi, si pescavano con niente, erano un buon cibo e andava bene. Ora si ritrovano a non avere più a disposizione questo cibo a pochissimo prezzo, non sono in grado di comprare, di permettersi il pesce persico, perché tutto il pesce persico presente viene pescato e immediatamente spedito in Europa, quindi il mio, se posso, non compriamo il pesce persico, perché il pesce persico che compriamo è il pesce persico che sta facendo questo. Quindi non possono permettersi, quello c'è un ulteriore impoverimento delle popolazioni locali, intorno a un lago meraviglioso che sta morendo. E tutto questo causato perché ci siamo permessi di fare quello che in milioni di anni l'evoluzione non aveva mai permesso, perché non prendi una specie e la metti da un'altra parte, così come abbiamo fatto. Questa tipologia di interventi, questo nostro aver causato involontarie dispersioni, che sono state grossi punti di forza per altre specie, hanno però causato, come ho provato a raccontarvi fino adesso, l'estinzione, o stanno causando l'estinzione, di molte altre specie di organismi viventi. La ricaduta, ovviamente, è anche su di noi, da un certo punto di vista, anche solo economica, i danni che queste invasioni stanno provocando. Dall'altra c'è il solito discorso della perdita di biodiversità, che anche se ai nostri occhi può sembrare roba da poco, in realtà, già che tutto in natura è collegato, avrà forti ripercussioni anche sulla nostra specie. Qui ci sono elencate 4 specie, e poi puntini, perché in realtà l'elenco è lunghissimo, ma Xylella fastidiosa poteva essere già una da mettere qua, per non parlare arrivata in Puglia, chissà come, con delle piante che non erano della Puglia, e quello è successo tantissime altre volte e continuiamo purtroppo a farlo accadere. La formica argentina è stata persino raccontata da Italo Calvino. Italo Calvino negli anni 50 ha pubblicato un lavoro, un suo libro, in cui parla di una lotta tra uomo e animali, in cui vincono gli animali. E lui ha poi raccontato che questo racconto, in cui si narra di queste formiche che erano presenti dappertutto, invadevano la casa, nessuno riusciva a fermarle, era un racconto in cui lui ripresentava ciò che effettivamente stava succedendo in Liguria e che lui aveva vissuto a causa dell'arrivo della formica argentina. La formica argentina, il cui areale principale è ovviamente l'Argentina, si è mossa nell'ultimo secolo in tutto il pianeta seguendo il commercio dei legnami. Si è ritrovata sopra le navi, in mezzo ai legnami, e in questa maniera ha viaggiato ovunque. È sbarcata in Europa, ormai agli inizi del Novecento, e ha colonizzato il sud dell'Europa. Una formica piccolissima, parliamo di 2-3 millimetri di formica, ma in realtà dobbiamo pensare non a un piccolo organismo, ma a un macro predatore, perché in realtà questa piccola dimensione della formica argentina è controbilanciata dal fatto di vivere in colonie enormi, milioni di individui più regine. Un esempio fantastico di collaborazione, perché all'interno di queste supercolonie le varie popolazioni, ognuna sotto la propria regina, collaborano tra di loro.
Oggi si pensa che esista un macroformicaio che parte dalla Galizia, nord-ovest della Spagna, passi per il Portogallo, raggiunga la costa meridionale della Francia fino alla Liguria. Un enorme formicaio, una supercolonia di formiche argentine che collaborano tra di loro. Riescono a sconfiggere tutti i loro potenziali nemici perché producono un antibiotico. Dalla parte anteriore della loro testa, loro liberano un antibiotico che uccide, danneggia altre formiche di altre specie. Hanno delle soluzioni adattative volte alla sopravvivenza del gruppo che hanno una valenza sociale incredibile. Le formiche argentine sono state osservate creare dei ponti viventi, dei ponti di individui sopra corsi d'acqua per riuscire a raggiungere larve di insetto che diventano prede da portare nel formicaio. Solo un incredibile livello di cooperazione sociale permette questo. Ecco perché invece che pensare forse a un piccolo individuo di 2 mm, dovremmo pensare a un macroorganismo con cui abbiamo imparato a convivere. Negli anni 20 in Liguria erano stati emanati decreti di ogni tipo per cercare di fermarne l'invasione. Oggi abbiamo imparato a convivere, perché comunque in una maniera o nell'altra riusciamo a tenerla sotto controllo. Loro ci sono, pare che l'ambiente ligure peraltro sia uno dei preferiti ormai dalla formica argentina che da quasi un secolo si è trasferita in Europa. La convivenza oggi è accettabile e intanto è un animale che è arrivato a disperdersi lontanissimo dal suo luogo d'origine. Come avrebbe potuto questa formica dall'Argentina pensare di colonizzare il sud dell'Europa? L'ha fatto perché ha avuto noi, ignorante cavallo di Troia, che l'ha trasportato. E nella stessa maniera abbiamo portato altri invasori. Il punteruolo rosso, questo coleottero che sta decimando le palme in Liguria, ma non solo, anche in centro Italia, è arrivato in aereo, nel fango, sotto gli scarponi di qualcuno, attaccato in un bagaglio, chi lo sa, comunque è arrivato, si è disperso in una maniera non naturale, mediata da noi. La metcalfa pruinosa, un altro insetto che è arrivato e che ha danneggiato, ma sono veramente piccoli esempi. La Caulerpa taxifolia è un'alga che ormai ha invaso tutto il nord del Mediterraneo, un'alga tropicale che veniva coltivata e studiata nell'acquario del Museo Oceanografico di Monte Carlo a Monaco. Non si è mai capito come, perché magari insomma, qualcuno non ha voglia di assumersi quella responsabilità, ma qualche decina di anni fa questa alga è stata osservata ai piedi della rocca sul quale sorge il museo. Pochi esemplari. Si ipotizza che qualcuno abbia sciacquato le vasche in cui veniva coltivata, forse non con la debita attenzione, scaricando in mare quest'acqua, ed è bastato poco perché pochi esemplari arrivassero. Allora, quest'alga non ha un nemico naturale che sia uno nel Mediterraneo. Nell'arco di pochi anni, partiva dalla Provenza, arrivava all'inizio dell'arco ligure, oggi è presente in tutto il nord del Mediterraneo e avanza soffocando specie autoctone, mettendo a repentaglio la posidonia, una pianta marina più che un'alga, quindi tipica del Mediterraneo, che ospita colonie importantissime, ambienti importantissimi per le specie tipiche delle nostre acque. Anche qui la disattenzione, l'ignoranza, la voglia di non credere che possa essere un problema spostare una specie da un posto all'altro, ha causato e sta causando danni di cui forse non ci rendiamo ancora conto della valenza economica, ma che piano piano iniziamo a quantificare. Come possiamo riassumere tutto questo? Disperdersi è sicuramente un bisogno innato. Lasciamo che la natura segua le sue vie, impariamo a conoscerle per evitare di diventare noi lo strumento nelle mani sbagliate, nel senso nelle mani di specie piccole, microscopiche, che a noi sembrano insignificanti, ma che in realtà ci sfruttano
per andare a disperdersi in altri luoghi, finendo per danneggiare altre specie e automaticamente mettere a repentaglio anche la nostra. Non possiamo tornare indietro e cancellare gli errori che abbiamo fatto, cerchiamo semplicemente di non farne più e di imparare l'importanza dello studio dell'ecologia delle specie. Se ci sono domande, sono a vostra disposizione. Grazie. Una delle conseguenze che forse ho dimenticato di dire è che il pesce persico, che è diventato, che ormai è commercializzato a partire solo dal Lago Vittoria, sta peraltro riducendosi molto nelle dimensioni, perché ovviamente ha sempre meno prede. Avendo eliminato gran parte dei ciclidi, lo stesso pesce persico si sta riducendo di dimensioni. Quindi anche la valenza economica che c'era alle spalle di tutto questo sta perdendo assolutamente peso. La conseguenza però è che man mano, non è che le specie di ciclidi negli stessi tempi torneranno a popolare il lago, i tempi sono lunghissimi e intanto ci sono aree di lago che stanno morendo proprio soffocate perché c'è un livello di eutrofizzazione ormai altissimo. Quindi ci stiamo andando verso un futuro di un lago morente, privo delle sue specie autoctone, e senza neanche avere il vantaggio economico di dire però ci stiamo guadagnando tantissimo vendendo sto pesce persico. Quindi proprio un dramma, ed è un dramma per le economie locali, perché ci sono proprio degli studi su quanto economie che già non è che fossero proprio fiorenti, ma che sopravvivono comunque con dignità di quello che gli offriva il loro ambiente, oggi sono ulteriormente deprivate, in più in situazioni anche sociali, perché le sponde del lago sono popolate da tutta una serie di persone che sono lì unicamente per trasportare container di pesce, eccetera, e che hanno quindi, non hanno nessun legame con il luogo, si è creata tutta una fascia di popolazione dedita da una parte alla prostituzione, perché donne che hanno perso la possibilità di commerciare il loro pesce e non hanno più soldi da portare a casa alla famiglia, e hanno tutti questi stranieri che arrivano, che l'unico obiettivo è pescare e portare via, quindi si è aperto anche questo ulteriore disagio economico e sociale, e quindi c'è proprio un impoverimento generale, naturalistico, ecologico, sociale e umano. E quindi, non so, il problema è che noi pensiamo che i tempi in cui noi provochiamo i danni siano equivalenti ai tempi in cui la natura li ripara. No, la natura ha i tempi evolutivi, che sono tempi lunghi, sono tempi di milioni di anni. Per le specie, ovviamente stiamo parlando di vertebrati, è ovvio che se parliamo dei moscerini della frutta li studiamo in laboratorio proprio perché si riproducono in fretta, però qui stiamo parlando di vertebrati, i tempi sono lunghi. La natura sopravviverà, il pianeta sopravviverà, non è quello il problema. Il problema siamo noi, semmai, magari stiamo mettendo a repentaglio anche la nostra di sopravvivenza. Grazie. Grazie ragazzi. Oggi pomeriggio io sarò di nuovo qua alle 3:30 a parlare dell'animale snaturato, e l'animale snaturato a quanto pare siamo proprio noi, cioè l'animale che non segue più tanto le leggi di natura, soprattutto di fronte a comportamenti che oggi purtroppo riempiono i giornali, i figlicidi, i femminicidi, perché ci comportiamo così? La natura non si comporta così, cerchiamo di capire qualcosa. Se siete in zona vi aspetto. Grazie a voi.